Signori, gli inculinati, inculinati, questo è un gioco che è stato in accesso anticipato perché già l'anno scorso mi ricordo di averne parlato, non nello specifico naturalmente, in qualche carrellata tipo, adesso però è venuto fuori nella sua versione completa, no? E quindi dici, questo gioco lo devo avere, perché comunque ha una grande peculiarità. Alla fine è un gioco strategico a turni, però con un'estetica veramente particolare. E qua siamo, come si chiamano quelli dello scriptorium, scusate il termine tecnici, sempre un casino, insomma quelli che tipo ricopiano i libri o qualcosa del genere. Comunque nel Medioevo avevamo questa attività, infatti qua l'inchiostro è l'elemento fondamentale, vedete che ci sono degli spazi, ecco, che hanno dell'inchiostro che il giocatore può recuperare, naturalmente l'avversario può fare lo stesso, e ci sono queste unità che noi piazziamo che recuperando dell'inchiostro li possiamo evocare, cioè letteralmente la nostra manina del disegnatore, no, che va a disegnare le varie creature. Quindi che ne so, c'è il cane con la lancia, il cane con l'arco, eccetera, eccetera. Allora, questo qua è un livello che non ha il master avversario. E quindi ci sono solo una serie di scagnozzi. Perché se c'è il master avversario, c'è quella cosa in più, perché lui naturalmente va a disegnare nemici esattamente come facciamo noi. Allora, qua abbiamo Clemente che è il suo turno. Clemente, ok. Che può fare questi attacchi? Vedete, attacco, il raggio, il range di attacco. Se quell'attacco, per esempio, nel movimento, vedete che questi spazi ci indicano che lui, se arriva fino a qui, può anche attaccare. Se va nell'area invece gialla, o quel colore lì, ha esaurito il suo turno. Ok. Qua vediamo se riesco a fare questo attacco qua. Allora, l'attacco va a buon fine. Può anche farlo qua, tra l'altro. Vabbè, questo qua non so se esplode questo. Un elemento dello scenario, non so la sua funzionalità. Comunque facciamo questo attacco. Allora, a parte questa roba, in cui naturalmente io devo tappare il punto giusto per fare il massimo dei danni. Lui esaurisce il turno e si addormenta. Ah, questo attacca alla distanza, mi attacca... Ah, con... che cosa si chiama quell'affare? Non so il termine tecnico, però l'avete visualizzato. Allora, lui... che cosa può fare? Può fare... Prendi un cucciolo, attacca un massimo di 3 bersagli fino a 4 caselle di distanza. Che però lui è attualmente troppo... troppo lontano. Però se si muove qua... Vediamo se riesco a fare... Allora, se si muove qua... lui non attacca a distanza, vero? Uno spietato goloso può mangiare un cucciolo ripristinando i suoi 6 punti salute, fornendo motivazione. E c'è anche la spinta, perché ovviamente, cosa molto interessante, ci sono le altezze. Quindi danneggiare con le cadute o spingerlo addirittura fuori dall'area di gioco. Il che non è male. Questo è mio, naturalmente. Secondo me... aspetta, Gustavo è mio. Gustavo è mio, no? Io lo sposto verso il basso. Vale, lui si addormenta, bravo. Viene a rompere le palle a Clemente, naturalmente quasi morto. Tocca a lui. Allora, lui con l'arco. Lui con l'arco, ovviamente, attacca con l'arco. Se ci arriva, arriviamo a fare danni a questo qua. Oppure a questo qua. No, andiamo. Vediamo se attacco questo. No, allora, qua non c'è visuale. Non so, questo elemento dello scenario mi... Ok, però attacchiamo qua, aspetta, Tac. Aspetta, tac. Una bella freccia. Inamovibile, aureola, precisione e danno più uno. Ovviamente questo mi fa un danno. Arriva l'altro arciere. Allora, questo qua, Jaroslav. Che fa? Ah, c'è la pioggia di frecce, borseggiatrice. Attacca fino a 3 bersagli. Non può attaccare caselle adiacenti. Può essere usata ogni 2 capitoli.
che so, sarebbero i round, naturalmente. Allora, se attacco... Oh, qua. A Clemente... Ah, però fa danno a fuoco amico, eh. A fuoco amico, attenzione. Se attacco questo, lo posso schiaffare a morte. Eccolo là. Bella zaffata, bravissimo. E rilascia l'inchiostro. Ok. È il turno di... Gustav. Gustav, ok. Che però... abbiamo la spinta, abbiamo la preghiera, fornisce all'obiettivo un livello di aureola e lo rende temporaneamente inamovibile. Oppure può fare un riposo e mi recupera un inchiostro. Attualmente non posso far danni. Se vado qua termina il turno, se vado qua poi credo che comunque lui fa un attacco a distanza 1. E attacca le due caselle adiacenti, quindi vabbè, spingendoli però. Spingendoli, che non è male, vabbè, lui con la mazza super spissa. Allora, sai che cosa? Lui riposa e recupera un inchiostro. Così possiamo evocare un po' più di roba a fine round. Forse. Allora, capitolo 2. Nuovo capitolo. Il pasto quotidiano. Ecco, qua me l'ammazza. Ah, forse in questo livello io non posso evocare niente? Oh, probabilmente sì. Sì, perché... Il personaggio è fisicamente presente nel campo di battaglia. Adesso non c'è. Allora, se lui è arrivato... Allora, lui è arrivato lì. Andiamo a fare il culo a sti stronzi, tipo questo, ecco. Lui che si sta dormendo. Tiriamo. Prendiamo un cucciolo. Gli ha dato il mal di testa. E ha fatto anche 5 danni. Ok. Tira una zaffata all'arciere. Allora, qua in realtà bisogna fare attenzione a questo punto, perché non posso... Oh, l'ho capito adesso. Attualmente non posso evocare nessuno. Quindi, una bella zaffata qua, per cortesia. Tac. Una bella freccia. Il ginocchio. Bravissimo. Diminuita la precisione, però. Mi hanno già massacrato uno e questa cosa non è bella. Allora, lancio di frecce. Attenzione. No! Non ho preso il momento giusto. Allora, qua lui si deve avvicinare. Io credo che comunque gli elementi della scena... Vedete che gli elementi del scenario... Probabilmente in questo caso non sono funzionali. Se no, se esplodono un casino. Però ti occupano lo spazio. Cioè, fisicamente non posso entrare in questa casella. E qua è il casino. Allora, secondo me Gustav deve avanzare. Anche se perde il turno. Ma comunque lì in mezzo, pronto a mazzullare un attimo. Ok. Allora, pioggia d'inchiostro. Più 2, siamo a 11. Adesso questo inchiostro in realtà che cosa mi serve se non ho il disegnatore? Allora, prendi un cucciolo, spinta, uno spietato goloso. Può mangiare un cucciolo. Ah, mangia il cucciolo direttamente per avere motivazione. Ah, c'hai i cuccioli sulla saccoccia lì. Ok, mica ha fatto male cane questo. Tirai una zaffata subito. Ok, 4 danni almeno glieli fai, no? Boh. Però riduce il tutto quanto. Questo. Allora, sto stronzo che mi sta facendo malissimo. Vabbè, mortissimo di default. Questo per i miei compatrioti, li abbiamo vendicati tutti. Allora, qua c'è la zaffata, lo ammazziamo male. Se vado su quel colore lì... Mica che zaffata! E la contentezza a pazzi. Allora, lo stronzo che sarei io, naturalmente. E poi c'è anche questo elemento della noia, perché adesso non c'era il disegnatore. Però il disegnatore, se vai ad evocare, quindi disegni sempre gli stessi tipi, c'è la noia. E quindi ti costa sempre di più lo stesso tipo. Prendi tutto.
Allora, questo l'abbiamo fatto. Vedi questo percorso classico, struttura di questi giochi qua, no? Qua c'è la morte. Addirittura il maestro ha dimenticato di dirti che a volte ti imbatterà in battaglie di elite con le bestie. Già ne conosci un tipo. Il scontro tra elite e inculinati in miniatura e bestie. Ora aspetta una variante del combattimento d'elite. Inculinati in miniatura contro antro della bestia. Le battaglie d'elite sono più difficili, ma se vinci otterrai una nuova azione mano. Allora, ci penserò, non lo facciamo subito. Allora, puoi accumulare un massimo di 12 bestie, 9 azioni. Ok, posso scambiarlo. Ok, questo è il maestro che ci dà delle cose nuove. Scontro tra inculinati in miniatura e antro della bestia. Vediamo questa tipologia qua. Allora, queste sono le mie creature. Naturalmente per adesso sono poche, quindi manipolare, si possono cambiare le armate, eccetera. Tipo, questo è il terreno. I nemici, che vedo che hanno parecchia vita, Cane poderoso, cane con arco, cane con spada. E poi, ogni uno o tre capitoli, eventi, radura. Degli oggetti casuali appariranno nel campo di battaglia. Apparirà un numero notevole di macchie di inchiostro. Ecco, quella è la parte importante. E qua c'è la battaglia vera. Ecco. Capitolo 1. L'antro della bestia è un oggetto che alla fine del capitolo libera più bestie sul campo di battaglia. Indipendentemente dal numero di antri, non ci saranno mai più di 5 bestie contemporaneamente sul campo di battaglia. Ok. Le bestie non devono uscire dall'antro in ogni capitolo. Se l'antro è chiuso, significa che le bestie non usciranno. Ah, quindi arrivano così a profusione a tipo una sorta di... come si dice? Porca miseria, mi mancano sempre i termini. Altre bestie usciranno dall'antro finché l'antro non verrà distrutto. Quindi dobbiamo distruggere l'antro, se no continuano a buttare fuori gente. A volte escono, a volte non escono. A questo punto, vedete che stronzo, cioè io, è lui in persona, che si può muovere, ma lui disegna. E disegna, abbiamo 18 inchiostro, ecco com'è. Abbiamo già una creatura di default, che è lui, che è Belcher. Ok, questo è l'elemento dello scenario. Questo è Grendel, che sarà della squadra avversaria. E noi intanto disegniamo. Possiamo anche spostare sia lui, ma quelli che abbiamo già disegnato. Possiamo prosciugare l'inchiostro, perché vedete, gli inchiostri li possiamo prendere, no? Allora, volpe con spada, tipo, disegno qua. E arriva la manina che... applausi. Meraviglioso. Lui si chiama Evarist. Volpe con spada. Volpe con lancia. Lo mettiamo qua sopra. Lo disegniamo. Abbiamo ancora 7. E andiamo a mettere volpe con arco. Volpe con arco lo metteremo sempre qua. Allora, queste sono le azioni che ho potuto fare. Uno l'abbiamo risparmiato. Il più 9 è il guadagno per turno. Il risveglio che si può fare nel capitolo corrente c'ha 2 turni di ricarica, però, per risvegliarli da riposino. Così fanno... No, per adesso siamo a posto. Lui arriva. Recupero dell'inchiostro. Vedi che si è spawnato. C'è l'inchiostro, eccetera. Ok. Tipi di antri della bestia. Durante il tuo viaggio incontrerai diversi tipi. Nella radura, alveari, tane e coniglio, che aumentano al passare degli atti. Potrai anche trovare alberi sospetti in cui nidificano piccioni, volpi, e nelle città tende il re da cui fuoriesce un'armata di cani. C'è di tutto e di più, praticamente. Allora, adesso siamo qua. Direi che... arco... ti faccio avanzare. Attenzione. Allora, l'antro qua, che sarebbe la tenda, questo turno è chiuso, quindi sappiamo che non esce niente. Però, attenzione lì, eh. Allora, facciamo questo. Ti arriva una zaffata. Ha colpito quello, ma giusto per toglierlo dalle palle, eh. Mi ha già fatto malissimo. Allora, qua abbiamo la spada borseggiatrice, 3-6 danni. Mannaia borseggiatrice,
Ruba una goccia di inchiostro vivo dopo l'attacco. Che comunque non è male, eh. Allora, lì abbiamo 6 danni. Vai sul 6 danni. Eccolo là. Boom. Bravissima. Ho rubato l'inchiostro. Allora, lì... Sai che cosa? Io direi... Ti butti verso la tenda. Ti butti verso la tenda senza pregiudizi. Qua spari a sto porco. Direi di sì. 4 danni. 4 danni. Ok. Adesso evochiamo un po' di gente. Allora, 12 posso evocare il cane poderoso. Cane poderoso che ci sta, no? Aspetta, perché io posso essere anche attaccato e eliminato, naturalmente. Mettiamo una bella guardia, un bel tancone. John Dorothy. Ok. Andato, recuperiamo l'inchiostro. Abbiamo altri 10. Allora, capitolo 3. Si è aperto. Attenzione, quindi sta per uscire qualche cosa. Guarda lo stronzo che mi viene da dietro. Allora, quello lì dobbiamo smaterializzarlo a velocità da urlo. Subito. Una bella frecciata. Bravissimo. Mi ha fatto solo un danno. Ok. Allora, qua rispondi su... Ah, questo è un turno di ricarica, di nuovo. Rispondi qua all'attacco. 6 danni, 6 danni. Bravissimo. Ok. Allora, lì, zaffata. Allora, abbiamo questo, 35 danni, 35 danni. Attacco un raggio di 2 caselle, vabbè. In questo caso è indifferente. Vogliamo spaccare la tenda. Ecco, così almeno evitiamo il casino. Da qua... Freccia contro lo sporco. Eccolo. Una bella freccia che ci sta sempre. Lui, vediamo. No, in realtà non può... Non può attaccare. Direi che sta lì a proteggere. Io lo metterei lì a proteggere, eh. Anche se poi se arriva da dietro è un po' fastidioso. Allora, non posso evocare niente perché è probabilmente tutto pieno intorno. O posso risvegliare una creatura, aspetta. Se risveglio lui... Non me lo fa fare. Sveglio una bestia dal pisolino. Se seleziono lui... direi di no. Posso risvegliare... Ah, ok. Sveglia, sveglia. Dipende dalla distanza, ok. Ho svegliato lui. E allora lui lo posso spostare. Vedi, faccio così. Lo sposto verso questa direzione. Ottimo. E lui. No. Per adesso recupero l'inchiostro. Giusto. L'inchiostro sulla casella. Lo recuperiamo. Ok, e ci vogliono tempi di ricarica, ovviamente. Allora, tocca di nuovo a lui. Dai una bella zaffata lì, ovviamente. Spacchiamo. Bravissimo. Un sacco di inchiostro, tra l'altro, eh. Arriva. Ah, è arrivata un... non so che cosa sia arrivata. È arrivato un fulmine al ciel sereno sopra la tenda. Allora. Ovviamente. Ecco, attacca così. Vogliono andare direttamente verso di me. Ok. Il loro obiettivo primario è quello, del resto, no? Allora, se questa freccia arriva... No, aspetta un attimo. Prima ti muovo. Se questo arriva qua, non arriva al colpo. Vabbè, ti tiro una zaffata, va? Bravo! Ok, lui arriva, tac, si muove, è una bella zaffata. Bravissimo, colpo mortale. Dai. Adesso, questi sono livelli facili naturalmente, quindi il movimento dell'attacco è lento. Però, in altre volte, è un pochino più rapido. Allora, si spacca la roba, finalmente, boom.
E questo era un tipo. Poi ci sono i combattimenti maestro contro maestro, per esempio. Qua ti fa vedere lo stato della noia, quindi praticamente le creature che ho creato ti costano sempre di più. Qua prendo tutto, il prestigio, le monete, azione mano. Allora, motivazione, schiaffo, calderone. Colpisce il bersaglio per un danno di 5. Disegno un calderone pieno di fagioli con aglio. Più pericoloso di quel che sembra, causa una piccola esplosione. Allora, fagioli con aglio, prendo di default. E quindi qua poi si continua, per esempio adesso c'è il negozio. Comprare oro, 500 monete. Poi ci dicono che chiunque provi... Ah no, qua non si può. Ah, perché ci vuole la reputazione. Sembra una persona infida, non comprerò nulla. E però aumenta la reputazione. Però fammi vedere che cos'hai. Allora, le bestie. Cane con spada, lancia con spada. Ma queste sono azioni mano. Schiaffo, baule, risveglio di massa. Sveglia fino a 3 bestie. Questo non è male. Costa 300 bombe. Però non è male. Io comprerei tutto. Tanti soldi me li faccio. Non ho capito però questi. Gatto vescovo. Lo voglio. Ho speso i miei soldi. Gatto vescovo mi pare male. Alla birreria. Aumenterà in via permanente la tua salute di partenza. Wow. Vuoi un po' della mia bevanda dorata rinvigorente? Mi piacerebbe. 5.5. Cos'è questo? Punti salute. Ah, salute e salute massima. Qua invece le opzioni migliori, ma naturalmente ci vuole reputazione. Però io voglio questa opzione qua. Ok. E naturalmente questo l'abbiamo fatto. Ci abbiamo preso questa strada. Scriptorium, dal quale potrai aumentare il tuo inchiostro vivo di partenza. Questa è un'altra opzione. Quindi o prendevo quello o questo. E qua il duello fra inculinati. E questo è il livello finale. Sono impeccabile. Ok, il livello fra inculinati naturalmente è quello più strong, perché dobbiamo eliminare l'inculinato avversario. Le porte sono elementi del campo impossibili da spingere, che proteggono dagli attacchi provenienti dallo stesso livello. Possono essere distrutte. Il colore della porta indica quale armata appartiene. Ah, solo quelli dello stesso colore possono attraversarla. Puoi spingere i tuoi avversari contro le tue porte, ci rimbalzano contro e subiranno 6 danni. Ah, ok. Belle le porte. Le porte, quindi, elemento di difesa. Queste, tra l'altro, ho due porte. A meno che lui non vada a evocarle, queste porte. Ci sarà sicuramente qualche cosa dopo per evocare. Allora, dobbiamo evocare i nostri cosi. Allora, abbiamo la lepre con cesto. Attacca una distanza massima di 4 caselle creando un'esplosione. Può divorare un cucciolo, fornisce salute. Costa 15 però. Andiamo cauti. Iniziamo con le robe di base. Allora, abbiamo Neville. Abbiamo la volpe con lancia, la mettiamo qua. E abbiamo altri 5, ovviamente. Troppi. Calderone, ecco, quella la cosa che potevo fare. Spostarli. Se lo sposto. Se lo sposto così. Apre la porta. Ah, la porta l'ha aperta. Ok. Va bene. Quindi gli altri le possono attraversare con. Ecco, lui disegna la sua roba. Ovviamente lui ha un po' l'inchiostro, eh. E qua iniziamo a mazzularci. Ma ragazzi, questo video è già durato abbastanza. Vi farò vedere questo scontro diretto. Comunque avete capito, davvero un bel gioco, eh. Se vi piacciono i giochi a turni, una roba così particolare non credo esista. Quindi assolutamente consigliabile. E è anche divertente, tra l'altro, eh. E saluti. E ci vediamo per un altro gioco.